affrontare questa esperienza che è molto difficile e è molto affascinante. Chiudo giusto la mia domanda anche a te. Diciamo che, come la sua, a differenza magari mi sbaglio, il direttore mi correggerà, è una trattativa che è nata negli ultimi giorni, abbastanza fulminea. Ci hai pensato, hai riflettuto, non ci hai parlato con la tua famiglia, come funziona? Diciamo sì, è stata una trattativa abbastanza veloce negli ultimi 2 o 3 giorni. Tempo non ce n'è stato molto, ma non ce n'è neanche voluto, di verità, perché appena ho avuto questa richiesta la volontà era quella di venire qua. Non è stato semplice vedere i silenzi familiari, ma questo non ha portato nessun dubbio o problema al pensiero di venire a dare il mio contributo a questa squadra e a questa società e le ambizioni importanti. No, è troppo. Hai finito? Ma sì, allora. No, per aver iniziato con no, perché da ieri che mi sto sopportando. Perché dovete sapere che da ieri nella stanza è un albergo, per cui non potevo parlare nulla, perché c'era lui in un posto con un altro. Sì. Vabbè, a un certo punto pensavo a lavorarsi in albergo. Si è fatto assumere. Ha detto all'ascensore, Sono Paolo Grossi della Gazzetta di Parma, vorrei anch'io cominciare con Scaglia, ti vorrei chiedere qualcosa, ti vorrei chiedere intanto di parlare di te sul piano tattico, sei un giocatore direi piuttosto moderno, duttile, no? Come ti piace essere schierato e dove ti senti di poter dare il meglio? Ma nella mia carriera ho fatto tutti i ruoli, e adesso però sto giocando esterno alto destra, che secondo me è il mio ruolo, è il ruolo che più mi si addice. In passato ho fatto la metà e il terzino, però per me il migliore è il ruolo quello. Poi certo deciderà il mister dove impiegarmi e se lo vorrà, dovrò guadagnarmelo sul campo perché nessuno frega la niente. Senti, ipotizzandoti in un 4-3-3 diciamo, ho visto un po' le tue statistiche, fai un gol in carriera ogni 8-9 partite, più o meno. Come ti ci vedresti? No, il problema è, non so se è stata la mia fortuna o la sfortuna essere stato un jolly nella mia carriera, perché a Latina, per esempio, queste 20 partite, 11 le ho giocate dove capitava, certo. E le ultime 10 le ho giocate davanti, sì. Quindi non so, magari è stato anche una fortuna sinceramente, perché almeno ho potuto giocare sempre e con costanza, perché posso fare più ruoli, quindi è un bene. Beh, penso un giocatore così sia il desiderio di tutti gli allenatori, no? Disponibilità e capacità di adattarsi. No, spero di dimostrare, di dare il mio contributo. Che idea ti sei fatto del possibile passaggio da una Serie B di bassa classifica a una Lega Pro di alta classifica? Cioè le difficoltà come possono cambiare? Cambiare la Serie B è tosto e lungo. Quello di Lega Pro da tanti anni che non lo faccio e sarà uguale, se non più duro ancora, perché poi quando giocano contro le squadre più forti, le altre squadre si chiudono e danno il 200% per fare bella figura contro gli squadroni, quindi sicuramente non so quale delle due è più difficile. Però ha contribuito a farti scendere di categoria il fatto, e la domanda poi varrà anche per i tuoi compagni, il fatto di venire a una piazza che punta in alto, cioè che ha la piazza, la società, la struttura, la disponibilità, la rosa per coronare un certo tipo di progetto. È stato fondamentale questo punto, perché come ho detto prima è una sfida che voglio vincere per quel sogno che ho nel cassetto che non ho ancora realizzato, quindi incrociamo le dita. Grazie. Il sogno è tanto più alto. Non ho mai giocato in Serie A, quindi vorrei tanto. Ma immaginiamo, però, non l'ho fatto così. Già l'hai fatto la domanda. La domanda di Paolo è per gli altri. Sì, cioè quanto è inciso, ne aveva già anticipato un po' il direttore, quanto è inciso la piazza Parma nella scelta. Ad esempio,
dicevi avrei voluto portare il Bari in Serie A. Contribuire a portare, visto che la cosa è un po' complicata, anche questo ti ha agevolato la scelta di dire vado in una piazza che ha un progetto analogo di promozione. Sì. Io a Bari avevo un anno e mezzo di contratto, quindi non è che ero in scadenza, sì. Sarei sceso qui e mi venga no solo per il Parma, altrimenti stavo dove ero. L'obiettivo è quello di riportarlo dove meglio di stare. Ma al momento di decidere, un giocatore come te, esperto, hai visto tante piazze anche importanti, chiede referenze, cioè hai chiesto a qualcuno com'è in questo momento, come non è? No, è stata una scelta, ci ho pensato, perché comunque lasciare Bari non è stato facile, certo. Perché la mia famiglia arriva da lì, quindi. Però, come ho detto prima, per me è un'esperienza importante che voglio fare e voglio contribuire a riportarla come meglio di stare, come ho detto prima. Ti saresti aspettato di andare a giocare di fianco a un giocatore che ha più esperienza ancora di te? Lugarelli è stato un grandissimo difensore, quindi sarà solo un onore giocare di fianco a lui, se il mister poi che farà giocare, insomma. Grazie. Ricominciamo da Parma e da quanto ha contato nella scelta, cioè ti avesse cercato un'altra squadra, tu che stavi giocando con regolarità, avresti accettato a cuore leggero lo stesso modo? No. Soprattutto di Lega Pro, dico, poi magari ti cercare al Madrid è un'altra cosa. Io non dentro parte, però. No, sicuramente Parma è stata l'unica, secondo me, squadra in cui poteva accettare di tornare in Capro, perché il progetto, le ambizioni che ha questa società, questa squadra, tutto il progetto che c'è dietro non c'è nessuno. Quindi era l'unica scelta, era dovuta a questa squadra. E però, diceva prima il direttore, alla fin fine conta il campo. Il campo dice che la squadra non è neanche prima in classifica e che ha tre o quattro rivali, dal Padova al Venezia, al Pordenone, che sono lì, cioè ci sarà da lottare. È chiaro, ma penso che sia ancora più bello. Poi chiaramente, come ha detto il direttore, non ci regala niente nessuno, i nomi non contano, e conta quello che poi riusciremo a dare in quel rettangolo di gioco. Fondamentale sarà l'approccio che avremo in questa categoria e come ci porremo con il resto della squadra. Nel calcio moderno l'esterno difensivo, è, come tutti gli altri ruoli, il giocatore dovrebbe avere due fasi, si dice sempre, no? A volte abbiamo esterni che sono più portati comunque ad attaccare, a portare la palla in alto, e a volte ci sono esterni che sono quasi più degli stopper. Tu come ti classifichi tra questo, tra attaccare e difendere? Ma io, cioè, mi piace attaccare, sinceramente secondo me mi piace andare avanti. Però ti dico, come ruolo del terzino ho fatto anche il centrale, quindi cioè, volendo. Sei equilibrato. Sì. Posso rimanere anche lì dietro, tranquillamente. Ok, Guglielmo Trompo, Casa Today. Buonasera a tutti. Quindi parto un attimo da Poponi, perché diceva posso fare anche il centrale, quindi in una difesa 3 puoi giocare in maniera tranquilla. Hai già fatto anche in passato questo ruolo. Sì, come ti sei trovato? Allora, in una difesa 3 sinceramente non l'ho fatto. Ho fatto una difesa 4, ho fatto il centrale di destra e di sinistra, più che altro di destra. E mi sono trovato bene, in qualità, un problema, anzi, è un ruolo che mi piace. Invece una domanda per tutti, se seguivate il Parma più o meno prima di approdarvi. Sì, chiaramente. E che impressione vi ha fatto, ovviamente? Allora, diciamo che lo seguì, non ho visto partite, se avevo qualche impressione, qualche gol, partite, diciamo, dall'inizio non è che l'ho visto, però sicuramente una grande squadra, c'è poco da aggiungere.